Cominciamo col moto rettilineo uniforme. Abbiamo un oggetto, un punto che si sposta da A a B e per farlo impiega un certo tempo indicato con delta t. Di solito si considera l'istante iniziale uguale a 0 quando sta l'oggetto in A e l'istante finale si considera t, quindi questo delta t sarebbe la variazione di tempo t-t0, cioè t-0, come se uno avesse un cronometro che lo fa partire dal valore 0 quando l'oggetto transita in A. Questo oggetto si muove a velocità costante, moto rettilineo uniforme, e percorre un certo spazio percorso che è da A a B e si chiama delta S, sarebbe S meno S0. S0 e S si chiamano la posizione iniziale e la posizione finale. S0 e S. Delta S è la variazione di posizione. Posizione finale meno posizione iniziale. Per definizione la velocità media sarebbe è il rapporto tra quanto spazio è stato percorso, quindi la distanza tra questi due punti, diviso il tempo impiegato. Di conseguenza, la velocità si può esprimere in metri al secondo, spazio percorso diviso tempo impiegato, oppure in chilometri orari. Per passare dall'una all'altra di queste due unità di misura, una volta si deve dividere per 3,6, un'altra volta si deve moltiplicare. Vediamo adesso perché. Cominciando con questo esempio, 18 km orari da portare a metri al secondo. Ricopiamo 18, al posto di chilometri scriviamo 1000 metri, al posto di un'ora scriviamo 3600 secondi. 1000 diviso 3600 è come dividere per 3,6. Quindi otteniamo 5 metri al secondo. Quindi per passare da chilometri orari a metri al secondo, che è l'unità di misura del sistema internazionale, dobbiamo dividere per 3,6. Facciamo il caso contrario, dove abbiamo una velocità espressa inizialmente non in chilometri orari, ma in metri al secondo e dobbiamo passare a chilometri orari. Ricopiamo il valore 3, al posto di metro scriviamo un millesimo di chilometro, al posto di secondo scriviamo un 3600esimo di ora. Continuiamo a ricopiare il 3. 3600 va al numeratore, ora rimane al denominatore. 3600 per 0,0,0,1 è come moltiplicare per 3,6 e l'unità di misura adesso è chilometri orari. Quindi per passare da metri al secondo a chilometri orari bisogna prendere il numero 3 e moltiplicarlo per 3,6. Da metri al secondo a chilometri orari bisogna moltiplicare per 3,6 e il risultato in questo esempio è 10,8 km orari. Siccome è difficile ricordarsi se bisogna moltiplicare o dividere per 3,6 passando da chilometri orari a metri al secondo e viceversa, io personalmente preferisco sempre ricavarmele questi passaggi, ricavarmi quindi l'equivalenza, piuttosto che imparare a memoria rischiando di sbagliare se era per o se era diviso 3,6. Il moto rettilineo uniforme è descritto da una sola formula, questa che abbiamo appena visto, spazio percorso fratto tempo impiegato. Questa che abbiamo chiamato velocità media è la velocità che nel moto rettilineo uniforme non cambia mai, rimane costante. Questa formula si può scrivere anche in un altro modo, ma è sempre la stessa formula scritta diversamente. Basta sostituire a delta S, lo spazio percorso, S meno S0. E ricavare la posizione finale. Infatti ricordiamo che S è la posizione finale, S0 è la posizione iniziale. E con i calcoli con qualche formula inversa si ricava subito questa formula qua che ci permette di calcolare, ricavare dove si troverà, quindi posizione finale, dove si troverà l'oggetto, sapendo a quale velocità viaggia, quanto tempo è trascorso e qual era la sua posizione iniziale. Questa si chiama legge oraria del moto rettilineo uniforme, ma in pratica abbiamo detto che è un modo diverso di scrivere questa formula qui. Con questa formula iniziale calcoliamo la velocità, con questa calcoliamo la posizione finale. Qui vediamo un esempio, abbiamo un oggetto che all'inizio si trova in posizione S0 uguale a 8 metri e sta viaggiando a 10 metri al secondo. Dopo 4 secondi dove si troverà? E troveremo che il risultato è 48 metri. Quindi la domanda è: qual è la posizione finale? S, B?
Oppure potremmo anche scrivere così la domanda, è sempre la stessa cosa. Qual è la posizione all'istante 4 secondi, t uguale 4 secondi? Oppure qual è la posizione all'istante t? T è 4 secondi. E la formula da utilizzare è quella che abbiamo visto un attimo fa, cioè la posizione finale all'istante, in questo caso t uguale 4 secondi, quindi qui non c'è una moltiplicazione, sta a indicare che stiamo calcolando la posizione all'istante t uguale 4 secondi, è uguale a v delta t più s0, basta sostituire i valori, velocità 10 metri al secondo, delta t 4 secondi, più 8 metri che è la posizione iniziale, immaginando che il valore 0 metri fosse più a sinistra, quindi questi sono i vari metri, qui c'è S0 8 metri e facendo i calcoli quindi viene fuori 48 metri il risultato. C'era anche un altro modo ugualmente facile per calcolare la posizione finale, e cioè invertire l'altra formula, velocità uguale spazio percorso fratto tempo impiegato, per ricavare lo spazio percorso delta S, che sarebbe questo. Come si ricava lo spazio percorso? V per delta T. V per delta T è questo calcolo qui. V, 10 metri per 4 secondi, sono 40 metri. Quindi vuol dire che l'oggetto ha percorso 40 metri. Ma noi stiamo cercando la posizione finale. Quindi dobbiamo aggiungere gli 8 metri che era il valore della posizione iniziale. Quindi la posizione finale, SB, è uguale alla posizione iniziale, 8 metri, più questi 40 che sono stati percorsi in più. E quindi ecco che fa di nuovo 48 metri. Quindi il secondo metodo consiste nel calcolare prima lo spazio percorso e poi sommarlo agli 8 metri di partenza.